Ciao, in questo video vediamo come creare il nostro primo esercizio partendo da una determinata scala. Infatti sceglieremo la scala di riferimento, la nota di partenza, l'estensione, fino al salvataggio dell'esercizio. Ma andiamo subito a vedere come funziona. Ecco, questa è la nostra applicazione, GEN, Music Exercises Generator. Entriamo. Logicamente ho già effettuato la registrazione sul sito, poi in un altro video spiegherò come farla. E dentro nell'applicazione. La prima schermata mi offre questo menu, diciamo lo stesso menu, poi lo troviamo anche lateralmente con altre voci aggiuntive, ma andiamo subito sul nuovo esercizio. Ecco, la schermata del nuovo esercizio ci offre una serie di scelte. Intanto un percorso da seguire fino alla generazione finale e tutti i vari passaggi. Come primo passaggio noi scegliamo la scala, cioè posso scegliere una scala maggiore, una delle scale minori, uno dei modi derivanti dalla scala maggiore, oppure i modi derivanti dalla scala minore, oppure quale tipo di scala pentatonica, se maggiore o minore, oppure la scala blues, oppure i modi derivanti dalla scala bebop, oppure le scale alterate, diminuite, tono interi o cromatica. Ecco, se io voglio anche avere una spiegazione teorica di come sono strutturate le scale, posso andare a cliccare sulla I di informazioni. Ad esempio, la scala maggiore mi dice che, se la posso chiamare anche Ionian, V sta per tono, H mezzo tono, quindi la struttura è tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Ed è un po' il riferimento a tutte le scale. Qui abbiamo l'esempio partendo da Do e la possiamo anche ascoltare. Ok, e questa spiegazione l'abbiamo su tutti i tipi di scale. Ad esempio, andiamo a vedere le informazioni sulle minori. Ecco, queste sono le scale minori. Abbiamo minore naturale, armonica, melodica, minore jazz e con la giusta sequenza di toni e semitoni, da dove parte, cioè qual è la scala, qual è il punto di riferimento riferito alla scala maggiore. Quali sono le alterazioni riferite alla scala maggiore? Perché esattamente la scala minore naturale ha il terzo, sesto e settimo grado abbassati di un semitono, quindi bemolli. Qui abbiamo poi la scala minore naturale sempre a partire da Do e con le sue note Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, che anche in questo caso possiamo sempre ascoltare. E questa spiegazione l'abbiamo su tutti i tipi di scale. Quindi io faccio la mia scelta, comunque adesso andiamo semplice, partiamo con una scala maggiore. Scegliamo la tonica, ad esempio faccio una scala maggiore a partire da Re, scelgo il pattern. Ecco, il pattern è la forma della scala. Questo è la scala tipica, no? Tutte le note in sequenza, ma io posso scegliere fra tanti tipi di forme di esercizio. Ad esempio, non so, posso fare intervalli di quarta, vado a vederlo con intervalli di quarta. Ma adesso inizierei semplice, oppure la scala spezzata. Ecco, facciamo una scala spezzata, un esercizio classico per sviluppare la tecnica. Ok, scelgo la scala spezzata, le legature, possono essere tutte staccate, legate a 2 a 2, legate a 4. Ma scegliamo legate a quattro note, ad esempio, ecco, abbiamo questo. A questo punto posso scegliere l'estensione, la voglio su due ottave e vediamo intanto cosa mi genera. Ecco l'esercizio che mi ha generato. Abbiamo due ottave, parte da Re, Re, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Sol, La, Si, Do, eccetera, fino ad arrivare al Re alto per poi tornare indietro. Andiamo a vedere una particolarità. Vedete, qua arriva in alto e ribatte la nota di arrivo per poi scendere. Posso volere invece dargli una forma un attimino melodica più interessante, facciamo sempre di due ottave, un ritorno della nota superiore. Vediamo, quando arriva in alto, La, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, cioè praticamente arriva sulla nona per poi scendere. Questo dà una forma melodica al mio esercizio un po' differente. Vabbè, posso scegliere una cosa e l'altra, posso tranquillamente ascoltarla. E così via, ora ascoltiamo tutta. Cambio il nome, quindi Re maggiore, scala spezzata.
Qui ho un riassunto delle scelte che ho fatto durante il mio percorso, posso chiudere e salviamo la nostra scala. Ecco, sono atterrato nella pagina I miei esercizi. Vi ricordo che questa pagina, partendo sempre dall'inizio, la vedo partendo da questo collegamento. I miei esercizi, qua avevo già salvato una scala blues e abbiamo la scala che abbiamo appena creato. Mi dice, mi dà delle informazioni, mi dice il titolo, mi dice quando è stata creata, la velocità, di default abbiamo sempre 60 bpm, poi vediamo come cambiarlo. E lo posso associare a una playlist. In un altro video vedremo come associarla alle playlist e come organizzarsi un po' tutti gli studi. Poi qua abbiamo un ordinamento di questo elenco quando diventano tante, ma adesso non ne parliamo, ne parleremo in un altro video. Comunque entriamo a vedere l'esercizio. Ecco, questo è il mio esercizio generato. E lo posso tranquillamente studiare. Se lo voglio studiare senza distrazioni, faccio a schermo intero, posso salvare il PDF o l'immagine PNG, volendo posso alzarlo di un'ottava, va abbastanza in alto, oppure anche abbassarlo di un'ottava, lo ripristiniamo, lo posso rinominare e lo posso ascoltare ancora. Abbiamo detto stiamo lavorando a 60 bpm, facciamo che oggi la studio a questa velocità, poi sono diventato bravo, domani la studio a questa velocità e salvo il mio progresso. Dopodiché la studio a quest'altra velocità e salvo il mio progresso. Poi arrivo magari a questa e lo salvo. Dopo un po' di tempo però mi accorgo che è troppo veloce, non la so più fare perché è un po' che non la guardo, sono costretto a diminuire. Allora mettiamo arrivo qua. Ecco, qui abbiamo una statistica di tutti i progressi di apprendimento per ogni singola scala. Quindi sono sempre andato più veloce, poi sono stato costretto a rallentare. Così io posso mantenere uno storico di tutti quelli che sono i miei progressi. E tornando nell'elenco degli esercizi, io ho l'ultima velocità raggiunta su ogni singola scala. E posso organizzare anche le mie scale in base ai BPM. Quindi in questo caso BPM ascendenti da quello più lento a quello più veloce, oppure BPM discendenti me le ordine al contrario. Certo, abbiamo solo due scale, quindi in questo caso qui adesso facciamo in base alla data, no? Di creazione. Ecco, questo era un primo utilizzo di questa applicazione. Ne vedremo altri, vedremo come ci si registra. Adesso, in questo caso, la registrazione era già stata fatta, ma prima bisogna effettuare la registrazione sul sito www.musicexercisegenerator.com, ma lo vedremo in un altro video. Grazie! Ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, mettere mi piace, anche un bel commento non ci dà fastidio. Grazie e al prossimo video. Ciao!